Ben ritrovati. Oggi affronteremo un nuovo argomento che riguarda lo sviluppo dei bambini, ma prima di cominciare vorrei ricordarvi che a breve saranno ospiti in questo programma alcuni professionisti e specialisti che offriranno dei suggerimenti per la cura dei vostri bambini. Quindi rivolgo l'invito a tutti i genitori affinché possiate mandare le vostre domande o i vostri dubbi all'indirizzo email che compare qui in basso o nella pagina Facebook Le stagioni della crescita. Nelle scorse puntate abbiamo accompagnato lo sviluppo del bambino fino al sesto anno di vita, che coincide con l'ingresso alla scuola elementare, un nuovo ambiente che richiede al bambino adeguati tempi di adattamento e di scoperta. Ma la cosa più importante è che in questa fase il bambino si misura con dei processi del tutto nuovi che si porterà dietro per tutta la vita, e sono la lettura e la scrittura. Processi che ai nostri occhi sembrano del tutto normali e automatici, ma in realtà ben pochi sanno che alla base di queste abilità è necessario avere delle solide basi. Quindi quest'oggi insieme a voi cercherò di individuare i prerequisiti della lettura e della scrittura e vi offrirò anche una serie di suggerimenti e di attività da poter svolgere a casa con i vostri bambini per permettere un apprendimento più agevole. Partiamo con le prime competenze che sono l'attenzione e la memoria. L'attenzione permette di mettere a fuoco e di selezionare i vari stimoli. La memoria invece consente di immagazzinare le informazioni che derivano dall'attenzione e di recuperarle quando è necessario. Per sviluppare queste capacità potete utilizzare giochi come il memory, ossia proporre al bambino una serie di carte doppie da dover capovolgere di volta in volta fino a trovare la coppia esatta. Oppure un'altra attività potrebbe essere quella della ricerca dell'oggetto mancante, quindi presentate al bambino 3-4 oggetti, poi ne nascondete uno e il bambino dovrà ricordare l'oggetto mancante. Fra le funzioni psichiche che sottendono l'apprendimento della lettoscrittura troviamo anche la percezione visiva e uditiva. La prima permette di selezionare e di riconoscere le varie lettere all'interno della parola. Quindi tra le attività potete proporre al bambino di riconoscere le differenze tra alcune immagini che a prima vista sembrano uguali, oppure ricostruire un'immagine attraverso i puzzle, o meglio ancora cercare di raggruppare, di classificare le varie forme geometriche in base alla forma e al colore. Per quanto riguarda invece la percezione visiva, che consente al bambino di discriminare i vari suoni, potete utilizzare uno strumento musicale. Come? Ponetevi in una stanza, in un punto ben preciso, bendate il bambino, suonate uno strumento e chiedete in un secondo momento al bambino quale strumento è stato utilizzato oppure da quale parte della stanza proviene il suono. Altra capacità invece che sta alla base della scrittura è la lateralizzazione, cioè la scelta da parte del bambino della parte dominante del corpo e quindi poi l'utilizzo di una mano piuttosto che un'altra perché la sente più forte. Per questa abilità dei giochi che potete fare a casa con il vostro bambino troviamo il gioco del bersaglio oppure i lanci fatti con la palla in un punto ben preciso. Collegate a tutte queste abilità troviamo anche l'organizzazione spazio-temporale. Per far acquisire i concetti spaziali ad un bambino, quindi parliamo del sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, è necessario far vivere concretamente queste esperienze al bambino, permettendogli di muoversi all'interno dello spazio, quindi ponendosi sopra o sotto una sedia, passando sotto il tavolo e poi successivamente
proporre delle attività con l'utilizzo delle immagini. Per quanto invece riguarda l'organizzazione temporale, quindi riconoscere il prima e il dopo, anche in questo caso in commercio su internet trovate tantissimi suggerimenti e tante attività, ma vi consiglio di utilizzare in particolare le azioni in sequenza, cioè delle azioni che permettono al bambino di riconoscere quale attività è stata fatta prima e quale dopo. Anche in questo caso proponete al bambino di vivere, di manipolare concretamente queste esperienze, accompagnando le vostre azioni quotidiane ad una spiegazione, cioè magari prima il bambino ha sporcato una maglietta, successivamente dopo la mamma andrà a lavarla. Non meno importanti sono le capacità motorie, in particolare la coordinazione oculo-manuale, che permette al bambino non solo di orientarsi bene all'interno dello spazio foglio, ma anche di coordinare il movimento della mano sotto dettatura. Per queste attività può essere utile utilizzare le forbici, quindi far ritagliare al bambino delle linee dritte o curve, oppure fare delle attività dove il bambino possa toccare e manipolare la plastilina o la creta. Infine, vi ricordo che anche le capacità linguistiche per lo sviluppo della comunicazione sono importanti. Mi auguro che tutti questi suggerimenti aiutino a capire l'importanza del gioco, inteso soprattutto come divertimento ma anche apprendimento. Vi do appuntamento al prossimo incontro telematico e vi ricordo di inviare le vostre domande all'indirizzo email che compare qui sotto oppure alla pagina Facebook Le Stagioni della Crescita. È molto importante proporre tutte queste attività in maniera spontanea al bambino, perché il bambino deve imparare divertendosi e questo permetterà di capire l'importanza del gioco, ma soprattutto di sviluppare in maniera divertente i prerequisiti della lettoscrittura.